Benvenuti al consueto appuntamento con After the Race. Oggi qui con me ci sarà Enorma Gin. Ciao, questa distanza fra di noi. Senti, partiamo dall'inizio, poi arriveremo a tutte le note dolenti del caso. Allora, Enorma entra per la prima volta nella workroom. Cosa fa? Cosa vede? Cosa prova? Una grande emozione, io l'ho sempre detto, e con l'emozione ovviamente viene anche la responsabilità, che era un po' quella che mi sono sentita. Qual era la tua? La mia era di essere me stessa, di essere un artista e tentare di farmi vedere per quella che sono, tentare di essere vera. Cosa significa per te essere un artista? Essere vera. Viversi le emozioni, non essere troppo filtrata e dare sempre il 1000%. Ti eri preimpostata un adesso vado là e faccio questo e poi non l'hai fatto? Solitamente no, uno si fa delle idee, poi il momento che vai in onda si cancella tutto quello che ti eri preimpostata di fare e vai a braccio. Funziona così anche nel tuo caso o hai seguito un canovaccio che ti eri prefissata prima? No, guarda, io sono venuta qua dentro con una reputazione da difendere ed era una pessima reputazione. Quindi che vanno difese ancora di più di quelle buone. Esatto. Ci vogliono anni per costruire una pessima reputazione. Comprovata. E quindi, al di là di quello, ti dico, essendo un fan di Drag Race della prima ora, sì, sapevo esattamente il tipo di prove. Ecco, sì, non avevo messo in conto sicuramente la montagna russa emotiva che mi ha travolto in un momento e ha purtroppo fatto il gioco delle mie amatissime nemiche. Ci arriviamo perché ovviamente è un tasto che andremo a analizzare un pochino più in là in questa chiacchiera tra me e te. Sono sempre rimasto molto colpito dalla meticolosità delle costruzioni dei tuoi abiti e da questa, come dire, allure sciuresco che porti sul palco. Ed è una cosa inconsueta per una drag, no? Solitamente, specialmente per quanto riguarda le ragazze più giovani, si vanno a idolatrare concetti un po' più pop, no? Invece tu sei sempre rimasta nel classico. C'è una ricerca sul personaggio che per me è stata abbastanza semplice perché io a 40 anni oramai so chi sono. Avevi il tuo repertorio. So chi sono con i miei pregi e i miei difetti, so quello che mi piace e quello che non mi piace. Diciamo che queste cose qua a 40 anni le ho risolte. Ho avuto una scuola americana da un punto di vista di impostazione a livello d'immagine, ma non ho mai perso. Io ero piccolina che c'erano le sorelle bandiera, le amavo. Esatto. E quindi, insomma, questa cosa dell'eleganza che molti leggono mi piace, ma mi fa un po' sorridere perché io in fondo sono sempre la signora un po' trash. Io mi vedo come quella che in fondo la sbavatura ce l'ha.